oggi, come potete sentire dalla voce, niente risveglio nell'Eden. Per colpa di Gabriele Quarta. Che ragazzi, sono le 10 del mattino, mi sveglia Gabriele Quarta con una chiamata. Dice, oh sveglia che sto fuori dubbi. Oh! Sempre qua stai, basta. Buongiorno. Ora vai Gabriele Quarta, mettiti il microfono perché devo raccontarti adesso un momento mala storiona. Mala storiona più proposta di marketing. Ora, stanotte io, allora, non è che stavo dormendo, stavo in dormiveglia perché comunque erano le 2 di notte tipo. Erano le 2 di notte e comincio a sentire delle voci spagnole in corridoio. Adesso mala premessa. Ancora io con la spagnola ci sono scazzato, ma perché? Non hai ancora fatto la serata di chiarimento. Non ho fatto la serata di chiarimento. Comunque, io ancora ci sono scazzato con la spagnola, premessa. Fatto sta che arriva e sento ste voci spagnole e a un certo punto bussano. Io stavo nel letto sempre con la faccia sul cuscino e stavo in dormiveglia. Non stavo dormendo, però già avevo capito che fossero loro. Era la mia coinquilina spagnola e 2 sue amiche spagnole. Volevano fare un bel... No, allora, diciamo, io mi sono svegliato e ho detto, minchia, vabbè, spagnole, 3 spagnole fuori in corridoio, vabbè, svegliamoci col sorriso. Oh, ma sì, vabbè, mi sveglio. Mi metto i pantaloncini, esco fuori senza maglietta e faccio qual è il problema. Volevano venduto del chilling. No, vabbè, ma non lo metti nel video. Allora, adesso io cosa ho ragionato? Perché, allora, qui arriva il momento proposta di marketing, nuovo modello di business in Dubini. Nuovo modello di business in Dubini, cosa dobbiamo considerare? Allora, fra, io faccio la Bocconi. Alla Bocconi mi hanno insegnato che dove c'è tanta domanda, tu ti puoi spingere con l'offerta. Anzi, puoi o risicarla ancora di più, oppure, capito, aumentare i profitti. Dato che comunque la quantità è poca. La quantità è pochissima e poi loro sono appena arrivati, stanno 2 settimane, sono adesso si mettono a cercare cose, no? Vogliono la soluzione così e la vogliono subito. Vabbè raga, andiamo a fare colazione, dato che Gabriele Quarta oggi manco il tempo di fare colazione, ma dato che presura. No, stavo guardando tutto il resto. Ma no, io non vedo nulla, ma mi sembra tutto a posto. Bene raga, attenzione. Allora, Ideona, oggi Ideona, dato che la casa offre una quantità di HomePod senza senso, abbiamo 1, 2, 3 HomePod grandi ancora da unboxare, un HomePod mini in bagno e un HomePod grande in camera, quindi abbiamo in totale 4 HomePod. Li mettiamo tutti in una stanza e ci facciamo cacciare da Dubini. Gabriele Quarta, 3.000 euro di Mac e poi si bugga Final Cut e non mi fai i zoom. Che presura. Adesso Papino, edita il video. Sta cosa però va precisata perché alcuni ora possono pensare, Gabriele Quarta non edita un cazzo. Allora, adesso facciamo un malo chiarimento. Allora, la nostra routine qual è? La sera, verso 1 di notte, 2 di notte, io mi sveglio e faccio minchia, i file a Gabriele Quarta, inviamo i file a Gabriele Quarta. Allora invio i file, Gabriele Quarta dorme, si incazza e fa, ah, ma sono le 2 di notte, e io, Gabriele Quarta, che presura, lui si alza e si mette di dare il video. Mi mette di dare il video, io la mattina mi sveglio con il progetto ben inviato da rivedere, ok? Io do una mano finale al video, il tocco magico, no? Capito? Quindi io adesso riguardo il video, vedo se ci sono difetti, capito? Oggi c'è Gabriele Quarta qua, quindi gli tiriamo una bella cozzata. Erano le 3 quando te l'ho inviato. Vabbè, quindi... vabbè. A me piace editare il video, quindi mi piace, mi metto libero nel chilling la mattina. Quindi ci sta, è una bella routine. Così abbiamo fatto questo chiarimento. Alla fine i video passano sia da lui che da me. Però c'è da dire, dai, il tocco finale chiedo. Dai. Oh, aspetta, ma c'è un piragno, fra. Ah, Gabriele Quarta è aracnofobico. No, ma che tiro di polvere. Che Gabriele Quarta, il chilling comprende anche non pulire le... Madonna, c'è un filo di polvere, è proprio visibile. Ah, comunque mi avete detto dove è finito mio cugino. Allora, momento rivelazione. Mio cugino si è trasformato in un ragnetto e l'ho messo lì, capito? Nel chilling. Ok, mi è arrivato un messaggio da mia mamma. Ho visto che hai preso una bambola gonfiabile. Allora ragazzi, si può spiegare che abbiamo una sorpresa per Gabriele Quarta. Anzi, unboxalo tu. È un pacchettino chill. Net toys puppi. Vai, apri. Oh, è bellissimo. E abbiamo trovato la ragazza Gabriele Quarta. Allora dobbiamo trovargli adesso una sistemazione per la casa. Allora prendiamo lo scotch. Allora diciamo veramente com'è andata. Gabriele Quarta mi manda sto link su Amazon. Oh, fra, compralo, sono 15 euro e per il content. Perché inizialmente l'idea era: ragazzi, faccio il video, vi presento Giovanna. E quindi questa doveva essere Giovanna. E ci assomiglia, ragazzi, è uguale a Giovanna. Però l'unico fatto è che a Dario non andava bene questa cosa. E quindi l'idea si è convertita in trasformiamo la bambola Giovanna nella ragazza di Gabriele Quarta. Allora ragazzi, è da mezz'ora che stiamo qui a provare ad attaccare Giovanna al letto, mi dispiace, rimane così. Ah.
Va bene, raga, passiamo al prossimo unboxing. Io non capisco come ogni volta che Dario fa un video con me ci sono sempre di mezzo questi cazzo di HomePod. Allora, raga, incredibile, per la prima volta su questo canale portiamo un bel unboxing di un HomePod. Di due HomePod. Configurazione molto semplice. Quindi abbiamo un HomePod qui, l'altro l'hai preso, devi prendere l'altro HomePod. Oh, Fra, guarda sta presa. In sicurezza. Ma io ho paura a toglierla. Onesto, mi sta salendo un po' di presura. Colpo secco. Madonna. Ah, suca, sono vivo. Fanculo gli haters. Fanculo gli haters. Abbiamo uno qui, uno lì e uno qui. Vai. Allora, Gabriele, guarda, dato che cucinare in questa cucina mi sembra un po' un problema, andiamo, usciamo fuori e portiamo mio figlio a mangiare in un fast food. Non di nuovo. Ci può essere una volta in cui esco con te e andiamo a mangiare in un ristorante? Minchia, vuoi andare in un ristorante? Ristoranti solo per Giovanni. Allora, ragazzi, dato che andiamo sempre negli stessi fast food, oggi esploriamo i fast food di Porta Romana. Perché la catena è sempre la stessa, ma cambia posizione. Dato, ragazzi, che c'è l'inflazione in questo periodo e i biglietti hanno aumentato di 20 centesimi il loro valore. Vabbè, non è vero, però lasciamo. Abbiamo ben pensato di fare un biglietto e usarlo in due. Ovvio che, ragazzi, non pago tutto io perché già sono sottopagato. Ragazzi, fatevi Revolut perché questa funzione è bellissima. Fate dividi spesa, Dario, dividi. Abbiamo il biglietto diviso in due. Tac. Ragazzi, l'inflazione. Ah, hai visto, Gabriele, guarda che bella Porta Romana. Adesso andiamo a mangiare al McDonald's. Va bene, ragazzi, accontentiamo Gabriele, guarda, andiamo da Trapizzino, ti facciamo qualcosa di diverso. Raga, ma non è possibile ogni volta che mangio con te andiamo da un fast food. No, allora, Gabriele, guarda, siamo tornati a casa per la Biocco post pranzo. Abbiamo un pacchetto di Garment che adesso unboxiamo nel chilling e anche dei biscottini per il caffè comprati da Trapizzino. 3 euro. Ci sta? Allora, abbiamo questo coltello fatto di formaggio. Allora, abbiamo questi malicargo, pigio ghiaccio. Proviamoli subito. Ah, sono elasticizzati. Gabriele, guarda. Fra, sono bellissimi. Guarda. Chill. Vabbè, raga, basta, chiudiamo il video, che mi si dia. Io e Gabriele Quarta probabilmente ci vedremo ancora. Stavolta in Emilia Romagna. Vengo io, Gabriele Quarta, ok? Ti dispiace? Posso venire? No. Basta. Allora, noi ci vediamo domani con un nuovo Drill Vlog scioccante.